Un ordinario weekend di paura, maltempo, mezza Calabria sott'acqua, si ferma la regione. Ogni 15 minuti reati contro la donna, oggi la giornata mondiale contro il femminicidio. A Gioiosa Ionica denunciate senza paura le molestie, la pedofilia, gli atti di violenza ed abbiate fiducia perché c'è sempre una speranza di ricominciare. È il messaggio universale scaturito dalla presentazione del libro Accarezzami. Ballottaggi, Mascaro torna sindaco a Lamezia, Wittenberg eletta a Isola Capo Rizzuto. L'amministrazione comunale di Bivongi impegnata a risolvere la mancanza d'acqua nei rubinetti di gran parte delle case dei cittadini e il problema del conferimento della spazzatura nella discarica di Siderno. Bentrovati, giornale di Telemia. Per come previsto è stato un weekend di abbondanti precipitazioni con danni in tante località calabresi, facciamo la conta dei danni. Frane, strade legate in alcuni comuni completamente cedute sotto la pressione e la forza di una perturbazione che per tutta la giornata di ieri ha stretto nella morsa dell'emergenza l'intera Calabria. Il Lamentino e il Reggino sono stati i territori più duramente colpiti dalle incessanti piogge di ieri. Veri e propri fiumi d'acqua e detriti hanno attraversato la città di Lamezia Terme e Reggio Calabria in alcuni punti trasformati in laghi artificiali. In particolare nel Lamentino il treno regionale Lamezia Terme e Catanzaro Lido è rimasto per quasi 4 ore bloccato all'interno di una galleria con 15 passeggeri a bordo. Il convoglio, che intorno a mezzogiorno stava transitando da una galleria all'altezza del comune di Marcellinara, si è trovato all'uscita dinanzi a 50 centimetri d'acqua ristagnata sui binari e ad uno smottamento che ne ha così impedito la marcia. Si è svegliata invece sott'acqua a Reggio Calabria con il solito fenomeno dell'acqua alta a Piazza della Pace, zone limitrofe, dove la pioggia non riesce a defluire, creando gravi disagi alla popolazione. In particolare, durante la mattinata di ieri sono stati registrati allagamento in via Reggio Campi, Piazza della Pace, via Laldomoro, zona San Cristoforo, via Casa Savoia e Gallico, zona San Leo. Anche nella Locride si sono registrati numerosi disagi a causa dell'allerta meteo di ieri, in particolare il cedimento della strada metropolitana SP9 all'altezza di località Campanaro nel territorio tra Stilo e Pazzano. Le bombe d'acqua, poi, che si sono registrate per tutta la giornata di ieri, hanno causato forti disagi alla circolazione anche lungo la strada 106 e nelle strade urbane per gli allagamenti e numerosi tombini saltati, oltre che per le carreggiate invase da detriti. Difficoltà per gli automobilisti si sono registrati anche lungo l'Ionio Tirreno. Violente mareggiate poi ieri hanno aggravato il fenomeno erosivo lungo le coste. All'attenzione delle autorità per tutta la giornata sono state anche le grandi fiumare che attraversano il territorio a nord della Locride, Stilaro, Alloro, Amuse e Torbido. Nel territorio di Roccella Ionica sono stati chiusi in via precauzionale per rischio allagamenti i sottopassi ferroviari alle foci dei torrenti Arena e Zirgone. Si è registrato inoltre qualche lieve movimento di terra alle pendici del Castello e qualche allagamento nel presso Carrera dell'Istituto Comprensivo di Roccella Ionica. Strada SP9 tra Stilo e Serra San Bruno interrotta a causa del cedimento stradale in località Campanaro. Lavoratori della Mangiatrella costretti ad un percorso alternativo con allungamento del percorso e maggiori sacrifici per raggiungere il posto di lavoro. Si sarebbe potuta verificare una disgrazia se il cedimento avvenuto lungo la strada metropolitana SP9 all'altezza di località Campanaro nel territorio tra Stilo e Pazzano fosse accaduto di notte, nelle ore di transito del pullman che trasporta i lavoratori dell'azienda dell'acqua di Mangiatorella. Immediato l'intervento dei carabinieri della caserma di Stilo con i vigili urbani di Pazzano e dal lato nord della montagna dei carabinieri di Serra San Bruno per bloccare qualche automobilista in transito, anche se il traffico era limitato vista l'allerta meteo lanciato dalla Protezione Civile.
Giunti anche i tecnici della Metro City che in condizioni pessime per la pioggia e la nebbia hanno transennato il tratto di strada che rimane quindi chiuso al traffico. Ora pare che i lavoratori della Mangiatorella per raggiungere il posto di lavoro dovranno percorrere la strada di Focati Caulonia, allungando di molto i tempi di percorrenza, così come i mezzi pesanti che quotidianamente trasportano l'acqua. L'abbandono in cui versava la strada era stato segnalato da anni sia all'ex provincia di Reggio Calabria che alla città metropolitana, che si era impegnata ultimamente a un pronto intervento per smetterla in sicurezza nel tratto che da Pazzano porta a Mangiatorella fino a Ferdinandea di Stilo. Dopo numerosi appelli dei lavoratori della Mangiatorella, pare che qualche mese fa ci sia stato uno stanziamento di 60.000 euro per un primo intervento sulla segnaletica verticale e orizzontale e per le buche pericolose. Si attende ancora che MetroCity inizi i lavori dopo aver tracciato la sola riga bianca centrale a fine estate. A provocare la voragine e il cedimento quasi sicuramente la presenza di una buca segnalata da tempo con il nastro bianco-rosso, dove l'acqua della forte pioggia della notte scorsa ha eroso e provocato il danno. Ricordiamo che alcuni amministratori della città metropolitana avevano dichiarato il loro interessamento per l'intervento sulla strada, come il consigliere delegato al bilancio Nino Castorina, che si era ripromesso di riferire a Falcomatà e al collega delegato alla viabilità. Ecco, lei parlava di impegni. Ecco, l'impegno che dovrebbe assumere la città metropolitana, anzi le dirò, noi abbiamo una realtà di Mangiatorella qua, i lavoratori della Mangiatorella che tutti i giorni annualmente devono salire a quota 1000-1050 metri per raggiungere il posto di lavoro, però c'è una strada impraticabile, la notte, specialmente quando c'è la nebbia, non si può camminare, segnaletica verticale, segnaletica orizzontale. Allora questi lavoratori dicono, noi andiamo per lavorare, per portare il pane alla famiglia, però vorremmo invitare il sindaco della città metropolitana, i componenti, i consiglieri, chi vuole venire a fare un giro con noi, un viaggio con noi con il pullman, perché questi salgono con il pullman, un giorno, sono due ore, per rendersi conto della realtà che abbiamo. Vediamo un attimo la competenza di intervento per queste strade per capire se è di competenza della città metropolitana e certamente segnalerò, visto che mi è stata attenzionata questa criticità in questo momento. Guardi, si tratta dell'SP9, no, appunto, quindi è strada ex, strada perfetto, provinciale 9. In ragione di questo appunto che è stato fatto, segnalerò subito già da lunedì questa criticità al delegato del sindaco, che non sono io, ma certamente mi interesserò pure io di questa vicenda, al fine di intervenire e vedere il piano di intervento, perché è chiaro che se c'è un problema della sicurezza di lavoratori che lavorano nell'interesse del territorio, perché quando c'è lavoro si crea economia, sviluppo e sociale, è evidente che noi dobbiamo essere in prima linea, non possiamo fare spallucce, non lo abbiamo mai fatto, lo prendo come un positivo invito e un suggerimento per le attività che dobbiamo fare. Poi Demetrio Marino, responsabile della rete stradale metropolitana. Abbiamo un problema nella Vallata Stilaro, la viabilità, partire da Monasterace, arrivare a Stilo, a Pazzano, a Bivongio e proseguire per Serra San Bruno è un'avventura, sia di giorno e la notte poi molto pericolosa. Dal febbraio del 2017 la città metropolitana, nel momento in cui ha preso già in possesso di quelle che sono le criticità che la provincia di Reggio Calabria portava avanti un po' dal 2014, dove c'erano dei cantieri ormai fermi da tempo e pertanto si è dovuto un attimino riprogrammare un po' tutto l'aspetto sia dal punto di vista gestionale che dal punto di vista economico, ha lavorato sodo in questo periodo attraverso i suoi componenti. E infine il vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro, che aveva risposto all'invito dei lavoratori della Mangiatorella di salire con il sindaco Giuseppe Falcomatà sul pullman che li porta sul posto di lavoro. Sì, verremo con molto piacere, poi al di là del venire per visita non solo di cortesia, perché comunque la Mangiatorella è sicuramente una di quelle aziende che hanno fatto la storia della nostra area metropolitana, ciò che ritengo essere più importante è mandare i tecnici per risolvere i problemi della manutenzione del percorso stradale, per cui noi verremo e verremo con molto piacere, però l'importante è che vengano i tecnici col bitume per risolvere le problematiche delle quali abbiamo parlato. Sicuramente sarebbe stato meglio intervenire prima, perché ora l'intervento richiede molte risorse. I dipendenti della Mangiatorella ancora scorsi dicono
Ci vergogniamo di essere amministrati da questi politici perché non ci hanno ascoltato e creduto. Avevamo invitato il sindaco Giuseppe Falcomatà a fare con noi il viaggio quotidiano in pullman per rendersi conto del problema e non è venuto. Siamo delusi e le nostre famiglie restano sempre in apprensione per il pericolo che quotidianamente affrontiamo per raggiungere il posto di lavoro. Poteva succedere l'irreparabile, non solo a noi, ma a quanti transitano per raggiungere Serra San Bruno o giungere nella Vallata Stilaro. Speriamo che non si aspetti il morto, come spesso accade, per intervenire sulla sicurezza della strada. Ed ora parliamo di elezioni, di ballottaggi. Partiamo con Lamezia, dove torna sindaco Mascaro. Paolo Mascaro ha vinto. Dopo due anni, l'ex sindaco torna a guidare la sua Lamezia, che ieri al ballottaggio lo ha scelto nella sfida contro il candidato del centrodestra Ruggero Pegna. Una vittoria schiacciante, considerato che l'ex primo cittadino ha ottenuto il doppio delle preferenze rispetto al suo competitor con 12.317 voti, il 68,9% rispetto ai 5.559 di Pegna, che si è fermato al 31,1%. Un dato segnato comunque da una bassissima affluenza alle urne, dovuta al cattivo tempo, che ha flagellato la città lametina con allagamenti e disagi su tutto il territorio e per tutta la giornata di ieri. Sono stati infatti 18.654 i votanti sui 62.214 aventi diritto, di cui 9.980 uomini su 29.975 e 8.674 donne su 32.239. Una contrazione di votanti che in genere è fisiologica al ballottaggio. A ciò bisogna aggiungere il cattivo tempo e il voto coinciso nel periodo autunnale, caratterizzato da avverse condizioni meteorologiche, che hanno scoraggiato i cittadini a recarsi alle urne. Al primo turno gli elettori sono stati 34.209, pari al 54,99%. Un ballottaggio quasi tutto di centrodestra. Paolo Mascaro, questa volta, si è presentato alla città con due liste civiche, Orgoglio Lamezia e Assieme a Mascaro. Niente partiti alle spalle, come aveva invece fatto alle elezioni del 2015, quando insieme alle sue due liste civiche si accollò anche tutti i partiti del centrodestra, che scelsero di sostenerlo, rinunciando ad un proprio candidato e optando per lui quale candidato unico. Ma gestire sette liste non è stato facile, sia in termini di controllo e verifiche sui nomi dei candidati, né sull'amministrazione poi dell'ente. Da qui la scelta, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, di ripresentarsi alla città con un progetto politico nuovo, che ha compreso un'area civica con anime di centrodestra e centrosinistra, insieme, supportato da un mix di componenti che abbracciavano vecchie conoscenze politiche e anche tanti volti nuovi. Ruggero Pegna, nonostante sostenuto da tre partiti storici del centrodestra, Forza Italia, UDC e Fratelli d'Italia, non è riuscito a far breccia sui cittadini per ribaltare in 15 giorni di campagna elettorale il risultato del primo turno, che ha visto Mascaro avanti di quasi il doppio dei voti. Ma sì, eravamo fiduciosi e ottimisti perché si vedeva che la città aveva appoggiato sin dall'inizio questo progetto. Ciò non toglie che vedere questi risultati, essere stati soli contro tutti, aver dovuto anche sopportare tanto in questa campagna elettorale, significa veramente che la città di Lamezia Terme è una città matura, è una città che ha saputo chiaramente preferire il programma, ha saputo preferire chi guardava al futuro e non chi voleva portare verso la città foschi presagi. Sicuramente oggi si è ancora una volta capito che questa è una città che ha una fragilità assoluta e quindi anche ciò che è accaduto oggi deve essere una guida per quello che dovrà essere la Lamezia del futuro e la Lamezia che dovrà indirizzare le sue risorse e i suoi sforzi a evitare queste situazioni di grande criticità. Ecco, guardiamo al futuro, guardiamo veramente al sole che sorge, dimentichiamo questi foschi presagi, dimentichiamo le carriere individuali. Pensiamo alla Lamezia e amiamo la Lamezia. Mi auguro veramente che il risultato di questa notte faccia capire che bisogna cambiare registro una volta per tutte. Questo è l'augurio da questo trionfo di questa notte, non il resto. Non ha vinto Paolo Mascaro, ha vinto la Lamezia che vuole guardare al futuro col sorriso e che la vuole smettere di vedere sempre questi foschi presagi che debbono servire solo alle loro carriere. Basta.
Invece a Isola Capo Rizzuto, nuovo sindaco e la dottoressa Wittenberg. Isola di Capo Rizzuto, un nuovo sindaco e Wittenberg. Sì, ancora il dato non è definitivo, però penso che non si possa correggere ormai, insomma, penso che abbiamo un discreto vantaggio che sarà difficile recuperare. E ha vinto Isola Capo Rizzuto, ha vinto la voglia di cambiamento, ha vinto la gente che aveva voglia di dare una svolta a questo paese. Sono felicissima per le persone che non si sono lasciate vincere dal maltempo, dal fatto che erano già andati a votare, l'affluenza è stata altissima e quindi grazie ai cittadini di Isola, grazie a tutti i miei compagni di viaggio, grazie a tutti, grazie anche a voi che ci siete stati vicini. Da lunedì mattina si comincia una nuova era per Isola, quali sono le priorità per questo paese? Le priorità sono tante, l'abbiamo detto durante la campagna elettorale, a partire dalle cose semplici, dalle cose che riporteranno il paese alla normalità, le strade, la luce, le zone di periferia, l'acqua e poi tante e tante altre cose che insomma fanno parte del nostro programma. Una squadra giovane, una squadra vincente? Sì, assolutamente, una squadra competente pure. Magari manca un po' di esperienza politica, ma hanno una tale intelligenza che sicuramente l'esperienza sarà recuperata. Nel giro di qualche mese saranno in grado di affrontare qualsiasi cosa, saremo in grado di affrontare qualsiasi cosa, qualsiasi problema e qualsiasi soluzione. Isola di Capo Rizzuto ha scelto la Wittenberg, lei parla di una sconfitta che non è una sconfitta. Assolutamente no, un risultato credo che sia nei numeri. Abbiamo diminuito il distacco rispetto al primo turno, per il resto credo di uscire vincitore da questa campagna elettorale sotto molti aspetti e la popolazione credo che ne abbia preso atto e coscienza di questa cosa. È prevalsa una logica di una politica che non è locale, attendiamo quale operazione verrà messa in campo da questa amministrazione che è destinata a governare nei prossimi 5 anni il paese di Isola di Capo Rizzuto. Una squadra giovane, una squadra competente, che tipo di opposizione farà? Vedremo cosa proporranno, vedremo come potranno risolvere i problemi di bilancio, se manterranno fede a tutti gli impegni che hanno preso con la popolazione, hanno promesso tanto. Se saranno per la popolazione ci troveranno a condividere anche alcune cose, se ci sono altre cose chiaramente ci vedranno con un'opposizione ferma e decisa. Si parla di Lega e di propositi anche per le imminenti elezioni regionali. In Vernizzi il commissario calabrese a Locri. Si è svolto ieri a Locri, presso la sala del Consiglio Comunale, l'incontro tra il commissario regionale della Lega Calabria, l'onorevole Cristian Invernizzi, e i simpatizzanti della Lega Salvini. L'incontro è stato presieduto dal coordinatore zonale, il dottor Pasquale Ceratti. L'onorevole Invernizzi ha dato le regole spiegando che cosa vuol dire aderire alla Lega, quali sono le regole da osservare e quali saranno le scelte per le prossime candidature. La Lega, per Invernizzi, è un partito strutturato e certamente si differenzia rispetto al resto. Onorevole Invernizzi, lei commissario della Lega in Calabria e sta girando i territori per organizzare il partito sul territorio e prepararsi per questa campagna elettorale che non sarà comunque semplice. No, se non sarà semplice, comunque il progetto della Lega è, ovviamente adesso è finalizzato alla presentazione di liste che siano il più rappresentative possibile per le prossime elezioni regionali, ma è evidente che non siamo un comitato elettorale. La prima sfida è quella delle regionali, ma progetto di ben più ampio respiro. Senta, lei ha detto non mi hanno domandato quando dovevo venire in Calabria se ero disponibile a venire, mi hanno mandato e basta. Sì, la Lega funziona così ed è quello che succederà anche per la Lega calabrese, cioè la Lega non si sceglie, nella Lega non si è candidati, meglio nella Lega non ci si candida ma si è candidati, nella Lega l'accettare un incarico non è opzionale, è praticamente obbligatorio, quindi quando Matteo Salvini mi ha prospettato questa possibilità di venire in Calabria ovviamente l'ho accettata, stimolato anche da un'avventura bella, sicuramente appassionante, difficile, ma non per questo
ostativa al mio impegno, anzi è bellissimo riuscire e contribuire a far partire la Lega anche qua in Calabria. Senta, la Calabria è un terreno minato, nel senso che avete avuto non troppe belle esperienze in passato, quindi vi guardate bene dalla scelta degli uomini. Siete un partito al 34% nazionale e comunque fa gol a tanti essere candidati ed entrare all'interno delle liste in pieno organico. Ecco, quindi dovete anche organizzarvi per conoscere bene non solo il territorio ma anche le persone a cui dare fiducia e non abbracciare persone che ovviamente per opportunità salgono sul carro dei futuri vincitori. Sì, ma diciamo che le liste non le farò in una baita chiusa a Bergamo senza confrontarmi ovviamente col territorio, quindi confido ovviamente di presentare le liste, questo mi sento di garantirlo fin da ora, pulite, cioè con persone che non abbiano alle spalle esperienze che sono assolutamente incompatibili con il nostro modo di intendere la politica. Cercherò anche di farle coerenti, cioè coerenti con un programma di assoluto cambiamento, dopodiché il resto è il potere nella matita che i calabresi il 26 gennaio avranno in dote prima di entrare nel seggio. Speriamo di essere apprezzati nel nostro impegno, speriamo che i calabresi possano vedere nel nostro progetto quel cambiamento di cui la Calabria ha assolutamente bisogno. I carabinieri della compagnia di Torre Nova deferiscono all'autorità giudiziaria 12 persone e sequestrano diverse costruzioni. Importante intervento svolto nei comuni di Varapodio, Terranova, Sappominulio, Molocchio, Polistena e San Giorgio Morgeto, dalle locali stazioni carabinieri in collaborazione con gli uffici tecnici comunali competenti, con lo scopo di impedire la costruzione di strutture già iniziate senza le autorizzazioni previste dalla legge e verificare il rispetto della normativa per quelle già realizzate. Invece a Gioia Tauro i carabinieri della locale compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato MA54enne originario di Messina, artista di un circo attualmente stanziato nel comune di Gioia Tauro, accusato di porto e detenzione di arma clandestina e del reato di maltrattamenti in famiglia. Ed ora la situazione di Lochi d'Ambiente dopo una settimana turbolenta con il disagio, le proteste dei dipendenti, la risposta e le promesse di comuni morosi e anche di Lochi d'Ambiente che adesso ha uno scadenzario, cioè ha già le date precise dove verrà corrisposto lo stipendio ai dipendenti. Avremo il pagamento di un primo stipendio entro il 30 novembre, quindi ormai da quando abbiamo cominciato a discutere presso la sede aziendale mancavano 10 giorni, quindi sì, ormai siamo a fine mese. E questo riguarderà tutti i lavoratori, indipendentemente dal cantiere. Perché dico dal cantiere, dottore Gagliotti? Dobbiamo sì. Allora, entro il 30 settembre sì, uno stipendio. Sì, che riguarda tutti i dipendenti. Faccia attenzione a questo, come chiedo l'attenzione degli telespettatori certo, su questo, perché spiegherò poi qual è la differenza, perché anche questo è un motivo di forte polemica sì, con l'azienda. Quindi a tutti i dipendenti uno stipendio entro il 30 novembre, che Siderno attraverso la dottoressa Caracciolo si è impegnato a pagare in questi giorni una quota. Entro poi la prima decade di dicembre sì, Siderno si è impegnato a pagare un'altra quota ancora più consistente, perché ci saranno rimesse al Ministero dell'Interno, tali e altre. E voi farete fronte? E noi faremo fronte in questo caso a un altro, al pagamento di un altro, di un altro mese. E io ho aggiunto, perché diamo la possibilità ai dipendenti di recuperare qualche soldo in più, di abbattere il nostro arretrato senza svenarsi noi e bloccare tutto, e ai dipendenti al contempo di avere una maggiore disponibilità. Quindi nell'altro quota di stipendio cominceremo a mettere un qualcosa di arretrato sì, oltre al corrente, certo, come dovrebbero fare i comuni con noi veramente, certo, questo sarebbe, e così via, fino a quando ad azzerare e a pagare il corrente. E su questo si è raggiunto l'accordo, quindi sembrerebbe tutto rientrato, amore è d'accordo. La condizione però è chiaro che il comune deve pagare, altrimenti ritorneremo al punto di partenza. Però su questo c'è stato un impegno formale della dottoressa Caracciolo, che ringrazio e che saluto, insieme anche alla dottoressa Mulè, che è quella che segue il settore dei rifiuti, e con alla presenza del dirigente di polizia, del sindacato che sta patrocinando questa azione e dei lavoratori interessati, che avrebbe pagato adesso in settimana subito una parte e l'altra parte. Ecco, qui siamo prima proprio decada, all'evoluzione, alle ultime ore, sì, alle ultime ore. Il ma la problematica di... dove sorge? Dove sorge? Verremo al Consiglio Comunale, alla convocazione, diciamo, in Consiglio Comunale a Siderno dei sindaci della zona e dei comuni morosi. Che è martedì?
che è martedì alle ore 15, sì, presso la sala del Consiglio Comunale di Siderno. Nel momento in cui, allora, anni fa, sembrerà strano quello che dico, e forse anche dal punto di vista giuridico potrebbe sembrare strano, però è una cosa inevitabile, che all'inizio mi hanno contestato tutti, cioè, dico, ma perché non è giusto fare questo, ma mi sembra un'ingiustizia, eh? Poi quando si ragiona, allora si capisce che è una necessità inevitabile, perché il comune virtuoso che paga i propri, perché il comune è virtuoso? Perché sa che pagando puntualmente, anche se quel piccolo, ma certo, lo consideriamo virtuoso, l'azienda paga subito i dipendenti, perché io non è che faccio investimenti con i soldi che mi danno i comuni, o compro macchine, giro con la mia macchina personale, con il mio telefono, appunto, dico, no? Quindi se qualcuno favoleggia di fondi in azienda non esiste niente, perché appena sono sul conto corrente, quindi non il mandato fatto dal comune, perché lei sa che ha esperienza, dopo 15 giorni arriva il bonifico, appena c'è il bonifico sul conto partono immediatamente i bonifici verso i dipendenti, quindi noi paghiamo con contratti nazionali, regolamenti stipulati, sì, con bonifico, quindi non si può fare il gioco delle tre carte che molto spesso si fa al sud, io ti faccio un contratto, questa è la busta paga di 1200 e 800, no, noi paghiamo con bonifico, è tutto documentale, quindi non, certo, si può nascondere niente. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Bentornati in seconda parte del nostro TG, adesso alcune pagine dedicate a questa giornata contro il femminicidio. Servizio. Poco meno di 7 milioni di donne in Italia hanno subito violenza fisica o sessuale nel corso della vita, una su tre. Per quasi 3 milioni l'abuso è perpetrato dal partner o dall'ex. Nel 2018 le vittime di femminicidio sono state 142, un numero in crescita rispetto all'anno precedente, e 94 quelle registrate nei primi 10 mesi del 2019. Ogni 72 ore nel nostro paese una donna viene uccisa da una persona di sua conoscenza e 3 femminicidi su 4 avvengono in casa. La giornata mondiale contro la violenza delle donne, fissata dalle Nazioni Unite proprio oggi, 25 novembre, rappresenta il momento più importante dell'anno per parlare, informare e sensibilizzare su un problema così grave. Il quadro assume toni ancora più inquietanti alla luce della prima indagine sui centri antiviolenza, condotta dall'Istituto Nazionale di Statistica, secondo la quale in Italia al momento abbiamo 281 strutture, molto meno di un centro ogni 10.000 abitanti. Nel 2017 sono state 44.000 le donne che hanno chiesto aiuto a un centro antiviolenza e 2 su 3, ovvero 29.000, sono state prese in carico, iniziando un percorso di uscita dall'incubo, con percentuali più alte al nord rispetto al sud isole. Le donne con figli rappresentano il 64%. Secondo una ricerca dell'Osservatorio Nazionale Antiviolenza, circa una ragazza su 10 è stata aggredita verbalmente dal proprio fidanzato. Nella metà dei casi l'episodio è avvenuto in pubblico per futili motivi. Uno su 20 è stata addirittura picchiata. Una ragazza su 5 ha subito scenate di gelosia per il suo abbigliamento o per essere stata troppo espansiva con altre persone, a detta del fidanzato. Il 17% dei ragazzi, invece, controlla di frequente lo smartphone della fidanzata per verificare messaggi o chiamate. In 3 casi su 4 la ragazza decide di perdonare questi comportamenti. Viviamo in una società pervasa dalle violenze di genere, che sia fisica o psicologica, o non le subdola la forma della discriminazione sul lavoro, come nella società. I giovani replicano le strutture comportamentali ai loro familiari e se queste implicano la violenza è molto probabile che diventeranno persone violente. Anche in questo lembo di terra, in tutta quanta la Calabria, diverse assemblee, incontri, riunioni. Cominciamo con Siderno, là si è parlato appunto di violenza alle donne. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, anche l'Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Siderno si è tinto di rosso, partendo proprio dal suo ingresso. In questa giornata particolare, nella sua aula magna, ha voluto infatti un incontro per invitare la comunità scolastica a riflettere sul tema. Per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne il Marconi si tinge di rosso perché vogliamo puntare i riflettori su un fenomeno veramente drammatico. Gli ultimi rapporti ci dicono che nel 2018 142 donne sono state vittime di femminicidio, 3 donne a settimana, e quindi di fronte a questa tragedia dobbiamo insieme, la scuola, le istituzioni, la società civile, combattere questa tragedia.
Noi non ci limitiamo soltanto in questa giornata a parlare di violenza sulle donne, e il nostro è un impegno costante, continuo, che quest'anno si articolerà anche, si snoderà nel percorso formativo didattico adotta alla storia di una vittima di femminicidio, quindi incontri con le forze dell'ordine, con la magistratura, con i familiari delle vittime, per ricordare questi sacrifici e per poi raccontare le loro storie in modo che diventino un monito per le generazioni future, che devono puntare su relazioni sane, costruttive, positive e rispettare le differenze. Questo è il nostro messaggio. Ad intervenire tra gli altri all'incontro il dirigente della Polizia di Stato di Siderno Antonio Cannarella e le musiche a tema dei solisti dell'Orchestra di Fiati della città di Bagnara. Celebrare questa giornata nella maniera che possa essere più conducente proprio per quelli che sono i protagonisti della scuola, e sono gli alunni protagonisti anche dell'iniziativa attraverso un percorso tra note e poesie che ovviamente collegano questo momento così triste che viene individuato e considerato per una giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ma che in realtà è una quotidianità da vivere, da correggere e da eliminare, è quello, diciamo, il nostro pensiero, il nostro auspicio. Però noi partiamo proprio dalla scuola, partiamo proprio dalla convinzione che introdurre, trasmettere valori di trasparenza, di uguaglianza tra i sessi, uguaglianza di genere, no alla violenza e condanna ad ogni forma che possa essere di violenza fisica, psicologica, che viene impartito con una condivisione che vede tutti interessati al fenomeno, possa effettivamente consentire un miglioramento qualitativo ed una proiezione verso un futuro che deve essere necessariamente, noi ci teniamo tantissimo, che deve essere necessariamente un futuro migliore. E allora noi diciamo: giornata internazionale contro la violenza sulle donne, condanna senza se e senza ma, però così come in linea al profilo della scuola, una voce di speranza, una considerazione di positività attraverso note e parole delle canzoni più significative della Mannoia, delle parole più significative di Alda Merini, che possano proprio, e questo è il senso e il significato della locandina che l'Istituto Marconi ha fatto sempre in sinergia con gli alunni, che sono loro che guidano gli insegnanti, mi permetto di dire, proprio per quello che loro sono. Interessante poi l'intervento non programmato e che ha colpito i presenti di una studentessa. Il mio messaggio è: sì, si può denunciare quando si riceve uno schiaffo, ci sono atteggiamenti che possono far pensare ciò, ma quando la violenza è subita in modo immediato non si può fare niente, si può denunciare dopo. Ma la denuncia, dal mio punto di vista, io ho errato, io non ho denunciato. Ma perché non ho denunciato? Perché devo essere giudicata per non averlo fatto, quando per me, essendo ancora un po' più piccola, mi mettono solo davanti a altri giudizi, mi avrebbe di nuovo nuovamente messo a nudo, mi avrebbe riaperto ferite, quindi parlarne mi avrebbe fatto sentire debole. E non è così, ma lo capisci crescendo. Puoi solo dire agli altri: parla, parla, perché ti fa sentire libera. Se tu denunci, non denunci per gli altri, non denunci per avere una vendetta verso quella persona, denunci per sentirti libera. Certo, ci sono dolori e dolori, alcuni non passeranno mai, però io ho già curato, vorrei ringraziare la prof. Bellantore, perché io prima di oggi non ho mai parlato del mio dolore, e nel momento in cui si fa, secondo me nel momento in cui si parla di questo, tu prendi il controllo sul tuo dolore. Quando si sceglie la via del silenzio, non solo si deve affrontare il dolore col quale hai imparato a convivere, ma c'è una continua ansia che questo si possa ripetere, c'è la frustrazione di non essere in grado di reagire, c'è l'angoscia di sentirsi da soli, pur avendo a fianco genitori, fratelli o sorelle che ti adorano,
ma che ti danno il consiglio nella direzione opposta. Perché inconsapevolmente purtroppo oggi è diffusa l'idea che meno si sa meglio è, e che questo un giorno ti possa condizionare. Ed è questa la cosa peggiore. Non pensate che quando affrontate questo problema questo possa condizionare il vostro futuro. Questo può essere una medaglia in più nel percorso che voi dovete fare per il vostro futuro. Perché questo vi renderà persone più forti e più in grado di affrontare la difficoltà. Ricordatevi che la vita oggi vi pone, so di uscire dal tema, ma la vita oggi vi pone mille difficoltà. E sono tutte difficoltà che vi precedono addosso e che voi potete solo scansare. Non aggiungete a queste difficoltà quelle che invece voi potete in qualche misura combattere. Quindi concludo, scusatemi se mi sono ripreso il microfono, vorrei che la dirigente scolastica concedesse qualche giorno in cui è assente, nulla di più naturalmente, laddove lei prima è disponibile, perché la cosa più importante è prima chiederlo a lei. Ora sentiremo l'avvocato Caterina Origlia, responsabile dello sportello legale antiviolenza del comune di Siderno. Sentiamo i numeri di questa lotta al femminicidio. Lo sportello legale antiviolenza dal 2011 agisce sul territorio in sinergia con le forze dell'ordine, con la procura e con tutti quanti i soggetti dell'antiviolenza. Devo dire proprio che oggi è una giornata che ricorda a livello proprio mondiale questa lotta che si sta facendo contro questo fenomeno di violenza contro le donne, minori, fasce deboli, e noi cerchiamo in tutti i modi nel nostro piccolo di poter ottemperare le esigenze delle donne che purtroppo non denunciano come dovrebbero sul nostro territorio, vuoi per vergogna, vuoi perché non riescono ad uscire da questa situazione di prostrazione e di vittimizzazione continua. Ma noi cercheremo in tutti i modi di poter, diciamo, il sommerso venire a galla. Cercheremo in tutti i modi, anche con le linee guida seguite dalla Procura di Locri, di interagire nel miglior modo possibile per dare fiducia alle donne che l'hanno perduta e che hanno anche il senso del rispetto per la loro esistenza. Chi viola una donna viola i primari diritti umani. Queste sono delle frasi sia di Kofi Annan che di Mahatma Gandhi. Una donna ha bisogno di essere tutti i giorni ricordata, non solo oggi con le panchine sulle varie strade dei nostri paesi. I reati di maltrattamenti in famiglia sono quelli che più vengono nascosti, perché molto spesso le persone vittime di violenza intrafamiliare non si rendono conto, ma infatti a volte sono i figli che riescono ad avere, diciamo, la possibilità di sottrarsi a questo tipo di violenza, e magari sono loro che denunciano. E diciamo che come mappatura territoriale i vari reati che si manifestano sono quelli più che altro di stalking, questi di atti persecutori, dell'ex compagno che non intende abbandonare la sua vittima, la sua preda. E molto spesso però la cosa che noi diciamo alle vittime, che io in particolare dico, è l'autodeterminazione è fondamentale, cioè nel senso che non si costringe la vittima a denunciare, ma deve essere la stessa che vuole fuoriuscire per poi fare un percorso mirato presso le case rifugio che sono dislocate lontano dalle nostre zone e riprendersi la vita con i figli e la propria esistenza. Gioiosa Ionica, Palazzo Amaduri, denunciate senza paura le molestie, la pedofilia, gli atti di violenza, ed abbiate fiducia perché c'è sempre una speranza di ricominciare, di rinascere. E il messaggio universale scaturito dalla presentazione del libro Accarezzami, scritto dall'italo-canadese Connie Romeo. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Uomini non cambiano. Sì.
A 7 giorni di vacanza alle Maldive, l'autrice riesce abilmente a portare avanti e a raccontare la storia di un'intera vita di sofferenze e di violenze subite da parte dei vari uomini che lei ha incontrato nella sua vita. Ma il nocciolo fondamentale, ovvero la tematica forte, è non solo la violenza, ma la gioia, ritrovare la gioia e la gioia per la vita, per la rinascita, per una serenità tanto desiderata. È un messaggio che lancio alle donne e con il messaggio è: non soffrite in silenzio, portate avanti, esternate, portate il vostro dolore per le piazze, per le strade, gridatelo ad altre donne perché sia ad esempio, perché la donna non subisca in silenzio violenze psicologiche, fisiche e violenze di ogni genere. Quindi è il romanzo del riscatto, della rinascita, della vita che va avanti, perché la sofferenza fortifica, e in questo romanzo di Conny Romeo troviamo una protagonista che si riscatta di quello che ha subito e guarda la vita con occhi nuovi, con occhi più forti e speranzosi. Il Club per l'UNESCO di Gioia Sionica oggi ha voluto ricordare tutte le donne del mondo vittime di violenze, perché il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, e noi ogni anno proponiamo degli eventi, e questo è stato veramente un evento straordinario con la partecipazione della scrittrice Conny Romeo, che ci ha deliziato con le sue parole, con la sua storia, che è una storia autobiografica, come detto da lei. Noi siamo veramente contenti di avere proposto questo libro. Lo scorso anno abbiamo avuto anche un finanziamento per l'attivazione di una casa famiglia, la casa di Clelia, che dovrà accogliere proprio le donne vittime di violenza. Questa è la dimostrazione di quanto siamo sensibili a questo tema. Grande attenzione su questa problematica, che purtroppo è sempre più in aumento, ma diciamo, rispetto a quelle che sono le competenze dell'amministrazione, si attivano tutti gli strumenti e tutti i mezzi proprio per poter in qualche modo dare sollievo e monitorare e segnalare quanto più casi possibili. L'importante è che, diciamo, le donne ancora vittime di queste violenze trovino sempre più la forza di denunciare e la consapevolezza di sapere che c'è un'amministrazione attenta e sensibile a queste problematiche. Accarezzami. Ho voluto intitolare il libro, il romanzo, con questo verbo: accarezzare, accarezzami, per dare rilievo all'importanza stessa del verbo accarezzare. Non è soltanto quel senso fisico fine a se stesso, ma la carezza che arriva fino a toccare le corde del cuore. Lo scopo è quello di trasmettere alcuni messaggi. Il primo è di denunciare assolutamente la violenza. Le donne devono denunciare la violenza, sia fisica, psicofisica o anche la violenza domestica. Si deve denunciare anche la pedofilia. I ragazzi, i maschietti, non solo le femminucce, devono denunciare, non devono avere timore, non devono sentirsi colpevole, non devono provare pudore, devono assolutamente confidarsi con i genitori, con gli insegnanti a scuola e con gli psicologi laddove servono. Un altro messaggio molto importante nel libro è che la donna, le donne in generale, che hanno subito violenza, non devono aver timore di non riuscire a rinascere. È molto difficile. L'importante è che siano supportati innanzitutto dalla famiglia, poi dai dottori specializzati e anche dalle persone a loro molto care. Siderno, inaugurata questa mattina una fontana posta su un terreno demaniale alla rotonda della circonvallazione nord, confluenza di via dei Colli e via Romeo, prospiciente alla piscina comunale. Con questa realizzazione si completa finalmente un iter durato anni e che ha visto l'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita fare da pungolo affinché si dotasse la città di un nuovo luogo di approvvigionamento di acqua pubblica.
Dottoressa, inaugurazione di una fontanella che ovviamente è simbolica perché rappresenta altro. Il comune insieme all'osservatorio ambientale fa autore di questa iniziativa. Sì, ormai si è inaugurata una stagione importante a Siderno. Noi lavoriamo molto insieme alle associazioni che operano nel territorio. Loro sono il cuore pulsante, ci fanno da pungolo, ci fanno da stimolo, si rimboccano le mani che lavorano insieme a noi. Quello che vedete oggi è un'idea del Comune di Siderno con le associazioni ambientaliste del territorio e uno dei 4 eventi che abbiamo organizzato in questi 2 mesi e altri ne organizzeremo. È un evento che è stato realizzato grazie all'aiuto dei nostri operai comunali, perché tutto quello che vedete è stato fatto da loro, quindi in economia. E abbiamo voluto installare questa fontana perché è una fontana che capta l'acqua da una falda acquifera molto molto di qualità molto buona. Con lo smartphone abbiamo applicato un'etichetta e con lo smartphone è possibile in tempo reale vedere anche i risultati delle analisi dell'acqua, e quindi questo consentirà ai cittadini di Siderno e anche di fuori Siderno di poter prendere acqua di ottima qualità senza comprare acqua minerale. E poi è un intervento di qualificazione del territorio. A questo evento ne seguiranno tanti altri, perché queste sono le nostre idee, questo è quello che vogliamo portare avanti. Ma la giornata di oggi è una giornata importante dal punto di vista ambientale, l'acqua come fonte di vita, e non possiamo non ricordare, quando parliamo di vita, di un'altra cosa importante. Oggi è la giornata della violenza sulle donne e la panchina rossa che è alla mia destra è il simbolo della comunità di Siderno per dire no alla violenza alle donne. Allora, l'idea, per la verità, è nata da diversi anni. Sono 2 anni che noi abbiamo presentato un progetto al Comune di Siderno perché volevamo riqualificare quest'area. Per la verità il progetto era un pochino più ambizioso, perché qui bisognava creare una sorta di area di sosta dove si poteva non solo attingere l'acqua ma anche chiacchierare, fermarsi, diciamo, perché noi queste manifestazioni le chiamiamo acqua in piazza, in quanto vogliamo restituire alla piazza la fontana, ma vogliamo restituire alla piazza anche la centralità della socialità. Però non ci sono state le possibilità di sviluppare quel progetto così come noi l'avevamo concepito, ma intanto siamo contenti che quest'area sia stata finalmente riqualificata, perché come avete visto è stata ripulita, gli operai del comune hanno fatto un bel lavoro, è stata messa una fontana, ma la cosa importante è che i cittadini che vengono ad attingere l'acqua hanno la possibilità di verificare le analisi di quest'acqua, che sono si può captare con lo smartphone, il QR code che c'è affisso, e quindi essere sicuri che l'acqua che stanno attingendo è un'ottima acqua. Ma con quest'acqua oggi vorrei benedire tutte le donne in questa giornata, che è la giornata in cui si vuole richiamare l'attenzione di tutti contro la violenza sulle donne, una violenza che è un attentato all'umanità. La donna ci ricorda anche le nostre mamme, le nostre nonne. La donna ci ricorda il genio femminile che arricchisce la nostra comunità. Allora, ecco, posso da quest'acqua per venire una benedizione a tutte le donne che seguono anche Telemia, delle loro case, alle donne che sono attenti a che la nostra vita sia una vita più bella, più umana. Il genio femminile ci richiama ad un'umanità sana, vera. È necessario veramente oggi lottare contro questa violenza, che è una violenza contro l'umanità. Ha diramato i nomi del proprio esecutivo il neosindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Geppo Femia. Vediamo chi ne fa parte. Il nuovo sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Geppo Femia, ha scelto i 4 componenti della nuova giunta, rispettate in pieno le indiscrezioni di qualche settimana fa, ad iniziare dal vice sindaco, che è Vincenzo Tavernese, a cui sono state affidate le deleghe alla cultura e alla pubblica istruzione.
Giuseppe Coluccio è assessore invece con delega ai lavori pubblici e ambiente, mentre Stefania Lombardo si occuperà di bilancio e la giovane Alessandra Mina la delega allo sport e spettacolo e alle attività associative. Mercoledì 27 novembre è stato fissato invece il primo consiglio comunale, che si terrà alle ore 18.30, e quella sera sarà eletto presidente del consiglio Daniele Albanese, il segretario del locale circolo del Partito Democratico, e saranno indicati i consiglieri di maggioranza delegati dal primo cittadino. Un sistema democratico che fa parte del progetto politico unitario, che ha visto l'unione di differenti ideologie indirizzate ad amministrare con attenzione e trasparenza la struttura pubblica. Il nuovo sindaco della città in questi giorni di pausa ha compiuto una serie di verifiche ed ha ascoltato tutte le proposte e le indicazioni arrivate durante l'analisi della vittoria ed ha riscontrato tra gli altri la volontà di Giancarlo Gennaro, non eletto consigliere, ma considerato un possibile eleggibile al ruolo di assessore, si era parlato dell'idea di affidare il bilancio, di mettersi da parte per lasciare spazio agli eletti e quindi alle scelte della comunità, che si era recata al voto nella tornata elettiva dello scorso 10 novembre. I componenti dell'organo collegiale, che agevolerà la conduzione programmatica dell'amministrazione cittadina, sono un mix ben assimilato, dato che ognuno è rappresentativo dalle aree ideologiche e danno la certezza che l'obiettivo è la buona amministrazione. È stata rispettata la parità di genere con due uomini e due donne in giunta, eppure le indicazioni provenienti dalle attività professionali, sociali e culturali di ognuno. Plastic Free Comune di Roccella Ionica e la Multiservizi, una manifestazione sabato mattina di pulizia dell'arenile. Le recenti forti mareggiate che hanno colpito la costa ionica calabrese hanno ancora una volta riversato sulle spiagge dei comuni interessati una grande quantità di detriti e rifiuti, soprattutto plastici. Anche la spiaggia di Roccella Ionica non è stata risparmiata dal problema, che testimonia la gravità ormai assunta a livello globale del fenomeno dell'inquinamento marino da plastica, diventato una sempre più preoccupante minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli ecosistemi e per l'uomo. In considerazione della portata assunta dal fenomeno e delle strategie normative europee e nazionali adottate per tentare di arginare il problema, l'amministrazione comunale di Roccella Ionica, località balneare da 15 anni assegnataria della bandiera blu, è da lungo tempo particolarmente impegnata in azioni di tutela delle risorse naturali e di sostenibilità ambientale, ha aderito alla campagna del Ministero per l'Ambiente, Plastic Free Challenge. Lo ha fatto con delibera di giunta del 12 novembre scorso, impegnandosi ad adottare una serie di accorgimenti per eliminare la plastica usa e getta e ridurre di conseguenza i rifiuti di questa tipologia di materiali. La delibera prevede in particolare l'introduzione negli uffici comunali e nelle scuole dell'utilizzo esclusivo di posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile, l'implementazione della rete di punti di distribuzione dell'acqua pubblica. A tal fine è già operativa da un anno e mezzo, con ampio riscontro da parte degli utenti, la Casa dell'Acqua. L'adesione da parte del Comune alla campagna ministeriale Plastic Free sarà inoltre accompagnata da attività di informazione e sensibilizzazione ai cittadini e giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e sponde di torrenti, con il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà associative presenti. Intanto, per far fronte al problema dei rifiuti rilasciati dal mare sulla spiaggia, la Ionica Multiservizi, società in house del Comune, ha già avviato i primi interventi di ripulitura con i propri operatori e l'utilizzo di mezzi meccanici. In aggiunta a questo, l'assessore all'ambiente Fabrizio Chiefari, su mandato dell'amministrazione comunale e in sinergia con l'amministratore della Ionica Multiservizi S.p.A. Vincenzo Garuccio, ha programmato per la giornata di sabato una giornata straordinaria di pulizia della spiaggia aperta alla partecipazione di cittadini e volontari. Come amministrazione comunale, in collaborazione con la Multiservizi, abbiamo organizzato, in collaborazione con i cittadini, veri attori di questa giornata, abbiamo organizzato una pulizia straordinaria dell'arenile interessato dalle recenti mareggiate. Si tratta di un'iniziativa che è volta a sensibilizzare anche i cittadini sulla tematica della plastica e sulla lotta al contrasto alla sua utilizzazione. Oggi iniziamo dei lavori che ci vedranno impegnati presumibilmente per tutta la settimana con il personale preposto, onde tirare a lusso il nostro arenile, che costituisce risorsa fondamentale per il nostro paese. L'amministrazione comunale di Bivongi impegnata a risolvere la mancanza d'acqua nei rubinetti di gran parte delle case e dei cittadini e il problema del conferimento della spazzatura nella discarica di Siderno.
La mancanza d'acqua nella zona bassa e nel centro storico di Bivongi ha messo subito in allerta l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Vincenzo Valenti. Già da una settimana il consigliere Rocco Leotta sta seguendo con i tecnici i lavori di ricerca per risalire al guasto, visto che il prezioso liquido arriva in abbondanza nel bacino della zona alta di via Matteotti, per poi perdersi tra i meandri della condotta. È stato chiesto anche l'intervento della Sorical e nei vari sopralluoghi con i tecnici e gli amministratori comunali si è riusciti a individuare e riparare la perdita d'acqua dovuta alla rottura di un tubo sul corso Principe Umberto. Sembrava tutto risolto, invece l'acqua dei rubinetti in alcune case continuava a non sgorgare e in altre pochissima. Solo in piena notte tutti avevano l'acqua. Mugugni di cittadini e anziani per la situazione anomala. Dico, allora su comune è merda così. Non parlate in italiano però. Se parlate in italiano non ci capiamo. Dite, dite. La goccia d'acqua dove voglio mai figlio. Ma il comune sta lavorando, non c'entra il comune, c'è una rottura di un tubo, quindi che facciamo? Ha portato ragione da tutto. Ha rottura il tubo. Mi dispiace, e qual è il problema? Qual è il problema? Mi dispiace. C'è una malata da casa, ci serve l'acqua. Qual sì, ho problema? Capito, ma qual è il problema? Perché non c'è l'acqua? L'acqua c'è. E chi lo sa? Nel bacino c'è l'acqua. Allora il problema dov'è? I due sanno dove. E dove? Avienno mi ha portato un esperto, pure su la luna. Eh? Avienno mi hanno portato un esperto, è la prima volta che manca l'acqua la settimana. Siamo nel 2020, una settimana che manca l'acqua. Qua è questione di amministrazione. Non c'è un interessamento. Non amministrazione comunale, di amministrazione del comune. No, l'interessamento ieri c'è. Sera. Lunedì vengono a sondare dove è il guasto. Ieri sera, torica, ancora, porco. Ancora vi restavo senza. Ieri sera, a Tiotvere, che dire, avevo guasto. Si aprì se l'acqua d'ora è fatta, o dove è l'acqua dei stabili. Se l'acqua accanto al paese è rotta, alle 7:10 a sera, venne l'acqua una cosa strepitosa da casa mia. Acqua! E quindi? Resistì una vipiata, se da io. Il sindaco Valenti ha cercato di tranquillizzare tutti perché è una causa che prima o poi si sarebbe verificata, visto che si tratta di una rete idrica obsoleta che da oltre 50 anni non ha mai avuto interventi di manutenzione. Valenti, dopo aver ringraziato il presidente della regione Calabria Mario Oliverio e il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcometà per l'interesse dimostrato nei confronti del paese in questo momento di difficoltà sia per l'acqua che per la raccolta della spazzatura, ha spiegato: stiamo lavorando, non è che stiamo fermi, ci dispiace e chiediamo scuse ai cittadini, non è colpa nostra, ci stiamo attivando in tutti i sensi e stiamo lavorando pure stamattina, probabilmente la zona dove c'è il guasto l'abbiamo individuata, lunedì viene il tecnico della Sorical con un apparecchio particolare per individuare esattamente il punto e speriamo lunedì di risolvere il problema, noi ce la stiamo mettendo tutta. Anche la raccolta della spazzatura è divenuta un problema per i tanti paesi della Locride. Fortunatamente Bivongi, che è in regola con le quote di pagamento, anche se a singhiozzo riesce a scaricare nel centro raccolte di Siderno, mentre altri vengono respinti. Su ciò abbiamo sentito il dipendente comunale Enzo Alfarone, responsabile del conferimento della spazzatura. Stamattina sono andato a scaricare presso Siderno, contrada San Leo, non si scaricava per niente. Cioè ci hanno fatto una lista, dicono loro i sindaci che l'hanno fatta, poi non lo so, e abbiamo scaricato diversi comuni, sono tornati indietro, non erano in lista, tipo Stilo, Stignano, Placanica e compagnia bella, adesso non me li ricordo tutto, però sono... E quindi vi hanno fatto ritornare? Avete perso il viaggio praticamente? No, io stamattina ho scaricato perché è 4 giorni che non scarico, ecco perché. Quindi ho scaricato. Adesso se ne parla mercoledì prossimo, fino a mercoledì, oggi è sabato, domani è domenica e non si scarica, lunedì non si scarica, martedì non si scarica, fino a mercoledì. Ma come mai? Come mai? E non lo so, dicono che... Sono ingolfati di sono pieni di spazzatura, non sanno come smaltirla. Ci ho fatto caso che i camion grossi con quei container che viaggiano non li sto vedendo, non lo so, saranno. Però io dove ho ribaltato stamattina era vuoto, non c'era spazzatura lì dentro. C'era un po' a destra, una piccola parte, però
si poteva scaricare tranquillo, comunque non so il perché. C'era l'altro problema della spazzatura, pare sia stato risolto, anche se a singhiozzo si a può singhiozzo, conferire. Ma anche lì non abbiamo nessuna colpa, perché se noi abbiamo pagato tutto come comune, quindi non siamo morosi, siamo a posto. Però quando andiamo a scaricare la discarica di Sereno ci manda indietro, quindi i problemi ce l'hanno loro. I problemi sono loro, che poi si ripercuotono su di noi e sui nostri cittadini. Noi stiamo, rispetto agli altri paesi, come spazzatura stiamo meglio, perché se andate nei paesi vicini vedete che per terra è pieno di spazzatura, qua riusciamo a tamponare anche con l'aiuto dei nostri dipendenti. E stamattina siamo riusciti a scaricare, in settimana faremo un'altra, fino a quando la regione e la città metropolitana non risolveranno il problema, perché il problema è loro, non nostro. Ritornando al problema dell'acqua, tra lunedì e martedì, da quanto si è capito sui contatti tra gli amministratori comunali e la Sorical, l'annoso problema sarà risolto. Ed ora i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, apertura dedicata al maltempo che ha imperversato ieri per tutta la giornata in Calabria. Reggio sott'acqua, effetto Venezia, la città in ginocchio, piogge e allagamenti in tutta la regione. Il Catanzarese, acqua e detriti bloccano un treno in una galleria e sonda il Colace. Ci sono notizie importanti anche per quanto riguarda la politica, i ballottaggi, le elezioni alla Lamezia Mascara. Ha vinto e dunque ritorna ad essere il sindaco della città. A Isola Capo Rizzuto vince la candidata del PD in rosa, Maria Grazia Wittenberg. E poi l'intervista Nesci, nessuna logica politica nella scelta di Aiello, la deputata contraria al candidato civico. Qui il quotidiano ancora teneva in bilico Paolo Mascaro, ma durante la notte poi è arrivata l'ufficializzazione con una vittoria schiacciante. Come vedete, Paolo Mascaro ritorna sindaco della città Lamezia. A Marina di Gioiosa il sindaco Femia ha scelto la sua squadra, Tavernese sarà vice sindaco e con lui nominati assessori Coluccio, Lombardo e la giovane Mina. Per quanto riguarda la Ino Borgo, tragedia di caccia, l'indagato si toglie la vita a Crotone, Lea Garofalo, paradosso a 10 anni dalla morte. Continuiamo, c'è lo sport, vedete il Cosenza vanifica il doppio vantaggio KO ad Ascoli, Cittanovese in ripresa, 3 gol al Ragusa, pareggio per Rocella, Palmese e Castrovillari, volley KO, la Tonno Callipo Soverato, ok. Chiudiamo con Gazzetta, il maltempo ancora, vedete in apertura, oggi domina questa notizia, nubifragi, mezza Calabria allagata, un tratto del viadotto sulla Torino-Savona poteva essere una tragedia. Acqua alta a Reggio, danni e disagi, Lamezia una piscina, treno bloccato ieri per 4 ore in galleria a Marcellinara. San Luca, la Cassazione, ecco perché Ciccio Pakistan istigò la faida e poi elezione regionale, un'intesa, Movimento 5 Stelle PD, De Masi, proverò a coinvolgere Callipo. Stefanaconi, morto Nicolo Arcella, il combattente non ce l'ha fatta, Fabrizia, giovane scomparsa, i genitori disperati lanciano un appello. Per quanto riguarda invece il ritorno di Mascaro alla Lamezia, netta vittoria al ballottaggio, lo dicevamo, dell'avvocato Mascaro, l'ex sindaco premiato nuovamente dagli elettori con il 68,9% dei consensi, è stato battuto l'avversario Ruggero Pegna e qui fa festa Paolo Mascaro con i suoi sostenitori. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per i titoli dei quotidiani calabresi, restituiamo la linea alla nostra redazione. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovasche. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piogge intermittenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse.
tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Un ordinario weekend di paura, maltempo, mezza Calabria sott'acqua, si ferma la regione. Ogni 15 minuti reati contro la donna, oggi la giornata mondiale contro il femminicidio. A Gioiosa Ionica denunciate senza paura le molestie, la pedofilia, gli atti di violenza ed abbiate fiducia perché c'è sempre una speranza di ricominciare. È il messaggio universale scaturito dalla presentazione del libro Accarezzami. Ballottaggi, Mascaro torna sindaco a Lamezia, Wittenberg eletta a Isola Capo Rizzuto. L'amministrazione comunale di Bivongi impegnata a risolvere la mancanza d'acqua nei rubinetti di gran parte delle case dei cittadini e il problema del conferimento della spazzatura nella discarica di Siderno.